Ancora un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano Ungheria e Italia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Prova la giocata nello spazio. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Possibilità di tiro. Shalai ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Occhio può andare, è tutto solo là davanti. Attenzione, palla in rete. L'Ungheria comincia malissimo la gara. Prova immediatamente in avanti. Colpisce il pallone e c'è il gol. Proprio nell'angolo. Si riparte di nuovo in parità. Vuole la profondità. Bell'intervento. E l'arbitro dice che non è fallo. Shalai. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. C'è la palla filtrante. Ottima giocata. Colpisce. Ecco che parte il cross. Che grande parata. Un tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un gol per parte. Si chiude sull'1-1 il primo tempo. L'Italia ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Il duello fisico con l'avversario, vuole la profondità, cerca di lanciare il compagno, si coordina per il tiro. Tiro davvero troppo debole. Si libera la grande, prova ad andare via con eleganza, tenta la conclusione. Possibilità di andare verso la porta. Chance per... Si alza la bandierina, fuori gioco. Stanno provando a cambiare il risultato fino a lui. Prova la soluzione in fascia. Tentativo verso la porta. Forza. Camacca, oggi autore di un assist. Arriva nella tre quarti avversaria. Pallone raso terra in aria. Cross ribattuto, ma attenzione, può colpire. E l'arbitro dice che può bastare. Unico vero vincitore, l'equilibrio.